ci sono le centrali nucleari a inquinare. Guardate un po', normalmente si sente dire, ma sono le cose veramente che non stanno in cielo in terra, che le centrali non inquinano. Guardate un po', questa è una centrale nucleare, questi sono i camini che sbucano da uno strato di nubi, guardate un po' questo fumo, lo vedremo fra un po', provoca la formazione di polveri secondarie che sono terribilmente tossiche, poi lo vediamo. Ci sono gli inceneritori, questo è l'inceneritore di Vienna. Vienna ha un inceneritore che sembra roba, sembra Disneyland, che è, non è in centro alla città come spesso viene favoleggiato, ma non è neanche molto lontano dal centro. Io sono andato insieme col regista di un film, anzi ci sarà la prima di questo film a Napoli il giorno 7 di dicembre, poi andrà negli Stati Uniti il film, abbiamo fatto un documentario e comprende anche una mia intervista, un'intervista che io ho fatto con il direttore dell'inceneritore di Vienna. Bene, questo inceneritore, vedete, la sala di controllo, controlla diversi parametri. La maggior parte di questi parametri è perfettamente inutile, non serve a niente. Gli inquinanti veri che escono, poi vi faccio vedere un elenco, non viene assolutamente controllato. Quindi occhio non vede, cuore non duole, voi non lo sapete, è come se non ci fossero, quindi non se ne parla nemmeno. Un'altra fonte di inquinamento spesso ignorato sono i cementifici. I cementifici non solo inquinano perché bruciano ad alta temperatura caolino, marne, poi qui abbiamo un geologo che ci potrà spiegare tutti i misteri del cemento, ma perché questi impianti sono autorizzati a bruciare rifiuti. Bruciano rifiuti per vari motivi. Uno è perché il cemento ha un basso valore aggiunto, quindi si guadagna poco col cemento. Dove si guadagna tanto è bruciando i rifiuti. Io brucio i rifiuti, ho degli incentivi in denaro per fare questa cosa, incentivi che sono illegali, ma che il governo italiano, lo Stato italiano, passa illegalmente, poi ne parliamo. E in più ho un incremento del mio prodotto, perché l'11% del cemento è fatto da ceneri tossiche. Quando voi andate a comprare, immagino che voi non lo facciate, perché voi magari siete degli intellettuali, non lavorate con le mani, ma i muratori lo fanno, vanno a prendere il cemento, voi prendete un sacco di cemento, non trovate sopra l'elenco dei componenti, cosa che è obbligatoria per legge, quindi voi non sapete che state comprando l'11% di qualche cosa di estremamente velenoso, non ve lo dice nessuno, è illegale questa cosa, però ormai è diventata la prassi. Io sono abbastanza vecchio per ricordare il boom economico molto bene. Durante il boom economico tutti si costruivano una casa. Io non ho mai visto allora un muratore lavorare con i guanti, mai. Oggi io non vedo muratori che lavorano senza guanti, perché se infilano le mani in quel cemento vanno a casa con due dita di croste sulle mani, quindi non lo fanno più. Ma c'è di peggio, e il peggio è che questo cemento viene usato ovviamente per costruire le case. Queste case sono diventate tossiche. C'è una malattia che si chiama SBS, Sick Building Syndrome, la sindrome dell'edificio malato, che è riconosciuta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, e quando ci si ammala di questa malattia, ci si ammala vivendo in casa, cioè si diventa allergici a casa propria. Io parlavo tempo fa con un pediatra di Udine, che lavora da un po' più di 30 anni in ospedale a Udine, e lui mi diceva che quando ha cominciato il suo lavoro aveva il 5% di bambini allergici, oggi è il 55%. A qualcuno verrà in mente qualche cosa. Inquiniamo anche col riscaldamento domestico, non così tanto come ci vogliono fare credere. Perché? Perché le temperature in gioco sono tutto sommato abbastanza basse e si producono particelle grosse, che non sono così tossiche, però anche il riscaldamento domestico incide. Vi voglio parlare invece un attimo dell'amianto, che è un inquinante importante.
è un, dal punto di vista tecnico, è una nanoparticella, la fibra di amianto. Nanoparticella perché nano? Perché secondo la definizione di nanoparticella, questo ha una delle sue tre dimensioni, è lo spazio, nanometrica, cioè nell'ordine del milionesimo di millimetro. Queste, l'amianto è stato usato da prima di Cristo, sono 2500 anni che noi usiamo l'amianto. L'amianto è un minerale, è una serie di minerali in realtà, non è uno solo, sono diversi minerali, noi ne usiamo uno principalmente, altri due un po', ma sono tutti tossici questi minerali. Perché li usiamo? Perché è un ottimo coibentante, un ottimo ignifugo, costa poco, è facile da estrarre, è comune. Questa è una fibra di amianto fotografata da noi al microscopio elettronico all'interno di un cancro. Questo cancro si chiama mesotelioma pleurico. Le palline che vedete sopra sono un precipitato di proteinato di ferro che per varie ragioni chimiche va a depositarsi di sopra. Questo comunque è un cancro da amianto. Noi di questo amianto sappiamo un sacco di cose. Questo signore è Plinio il Vecchio. Plinio il Vecchio è un generale, era un generale, vive nel primo secolo d.C., generale di cavalleria, di stanza in Germania. A un certo punto viene promosso, o perlomeno gli si cambia mestiere, lo si fa diventare ammiraglio. Diventa ammiraglio e la sua flotta sta nel Mediterraneo. Nell'agosto del 79 d.C., il vulcano di Napoli, il Vesuvio, comincia a eruttare e fa un disastro, sommerge Ercolano, Pompei, Bosco Reale. Immediatamente Plinio il Vecchio, che incrociava al largo di Napoli, viene nominato capo della protezione civile, Bertolaso, il Bertolaso del primo secolo. Lui immediatamente va a Napoli e va a portare soccorso alla popolazione, ma lui non era solo un generale, era anche uno scienziato. Era uno scienziato ed era molto incuriosito da questo fenomeno eruttivo, da questo vulcano che buttava fuori tutta questa roba. Sale a piedi sul Vesuvio e va a vedere, ovviamente muore perché? Tanto perché lui era asmatico e quindi le polveri gli davano asma, poi anidride carbonica in quantità, c'era un po' di tutto e comunque muore. Ma lui aveva scritto un libro, anzi erano 37 volumi, si chiama Naturalis Historia. In questa Naturalis Historia lui scrive due cose interessanti. Una, non comperate gli schiavi che lavorano, che hanno lavorato nelle miniere di amianto, perché sono una fregatura, perché vi muoiono. Quindi voi li pagate, gli schiavi costavano cari, erano degli elettrodomestici ante litteram, ma molto costosi, e vi muoiono. La seconda era, cosa interessante era, chi lavora nelle miniere di amianto deve lavorare con una mascherina. Già allora, primo secolo d.C., quindi già Plinio il Vecchio si accorge della patogenicità dell'amianto, non solo, ma si accorge che è l'inalazione dell'amianto a dare la malattia. Malattia che è asbestosi, che è mesotelioma pleurico, che è mesotelioma peritoneale. Dai due mesoteliomi si muore sempre, la mortalità è del 100%. Lo sappiamo dal primo secolo d.C. Perché l'amianto è stato messo fuori legge nel 1992 con legge recepita nel 1993? Perché questo amianto, come vi dicevo prima, è molto facile da estrarre, abbondante, costa poco, ottimo dal punto di vista tecnico, perché io mi ricordo le tute dei pompieri erano fatte di amianto, fra l'altro si può anche tessere l'amianto, è molto interessante come fibra. E allora gli industriali non avevano nessuna intenzione di perderlo. Che cosa fanno? Fanno quello che si fa sempre, vanno nelle università e vanno a vedere chi si prostituisce, non c'è altra abbondanza. Fra i ricercatori non c'è altra abbondanza che di prostituti. Perché? Perché i ricercatori guadagnano pochissimo, quindi è molto facile indurli in tentazione. Gli si dà due soldi, oppure gli si promette un gradino di carriera, questi sono dei cagnolini
addomesticati fanno tutto ciò che gli si chiede. Che cosa fanno questi prostituti? Scrivono degli articoli, virgolette, scientifici, in cui dimostrano, al di là di ogni discussione, che l'amianto è perfettamente innocuo, non fa nulla. E andiamo avanti per anni e anni e anni. I politici sono contentissimi perché in questa maniera ottengono qualche mazzetta dagli industriali e l'amianto rimane allegramente sul mercato. Nel 1992, davanti a una strage a livello planetario, quasi tutti i paesi del mondo mettono fuori legge l'amianto. L'amianto però, quindi sbugiardando tutti questi pseudoscienziati degli anni precedenti, che nel frattempo erano scomparsi ovviamente perché erano dei signori nessuno, però lo fanno, l'hanno fatto. L'amianto però ha una brutta caratteristica che è condivisa anche da altre particelle. Per indurre la malattia impiega da 20 a 40 anni. Oggi noi abbiamo messo fuori legge l'amianto, amianto ne abbiamo dappertutto, dappertutto. Ci si aspetta il picco di patogenicità, cioè il picco di comparsa della malattia d'amianto fra il 2015 e il 2020, ma poi continueremo per anni e anni e anni, e continueremo perché l'amianto continua a essere sui tetti, continua a essere sbriciolato e buttato nelle discariche. Quindi noi impiegheremo secoli per disfarci di questa porcheria che ci è stata propinata da questi pseudoscienziati. Ma guardate che la stessa cosa è stata fatta con le diossine, con i cloroforocarburi, che sono i gas delle bombolette spray o dei frigoriferi, dei condizionatori d'aria, è stata fatta col tabacco, è stata fatta con il piombo tetraetile che si metteva nelle benzine. Tutti questi veleni godevano di una letteratura scientifica che li assolveva. Erano veleni micidiali. Quindi, attenzione. C'è la guerra che produce polveri. Noi ci occupiamo moltissimo di guerra perché noi abbiamo scoperto il meccanismo del cosiddetto uranio impoverito. Cosa che viene poi, la nostra scoperta viene utilizzata per esempio dalla NATO. Io adesso ho in pubblicazione un altro capitolo su un altro libro della NATO in cui spiego questi meccanismi. Quindi le polveri generate dalle esplosioni provocano malattie, le cosiddette malattie da uranio impoverito. Un'altra fonte di patologia da polvere è il terrorismo. Questo è New York, 11 settembre 2001, crollano le torri gemelle, a me non interessa come e perché, ma crollano, due aerei ci scompaiono comunque dentro, crollano anche sette edifici intorno, cose di cui nessuno ha mai parlato, non so perché, ma sono crollate. Grandicelli, non sto parlando della casetta del garage. 1.800.000.000 di tonnellate di polveri ultrasottili invade New York. Ancora oggi, a distanza di 10 anni, si trovano queste polveri. Noi avvertiamo, diciamo, guardate che vi ammalerete se andate sul posto, quindi lontani tutti. L'EPA, ente di protezione ambientale americana, come sempre ci dice che noi siamo dei ciarlatani, che non è vero niente. Tutti si può andare tranquilli, infatti i pompieri vanno, portano soccorso, ci sono le dame di carità che portano i sandwiches ai pompieri, tutta una cosa molto romantica, vanno i fotografi, si va a salvare nessuno perché non è stato trovato nessuno vivo. Passano 4 anni. Nell'agosto del 2004, passano 3 anni, 2004, mi suona il cellulare, mi chiamano da New York, mi dicono: abbiamo 170.000 pazienti di quelle malattie, puoi magari venire a darci una mano. Però erano passati 3 anni. Io vado, andiamo. Ci danno da lavorare sui pompieri, tutti malati, però è la solita maniera di chiudere la stalla quando i buoi ormai sono chissà dove. Noi stiamo ancora lavorando sui pompieri di New York.